delle competenze ma darle al Veneto e alla Lombardia, cioè piuttosto rendere più autonomi voi e non meno autonomi noi. Di questo documento, che in parte lo posso condividere, ha comunque una ispirazione centralista per alcuni versi, perché parla comunque di maggiore efficienza dello Stato centrale, cosa che non condivido neanche che alcune competenze debbano tornare al centro, perché abbiamo già visto che spesso questo è ancora molto peggio di quello che avviene oggi. Non solo perché la stessa Costituzione parla di sussidiarietà, uno dei principi importanti, che vuol dire tutti i servizi e poteri che sono possibili li metto a livello più basso, il più possibile vicino al cittadino, e non li lascio a livello centrale. A livello centrale subentra solo se a livello più basso non è capace di rendere questo servizio. E questo è un principio al quale secondo me ci dobbiamo ispirare. Invece mi ha fatto piacere che Jacopo ha ricordato quello che Beppe aveva detto all'inizio parlando di modello svizzero. L'ispirazione federalista, secondo me, come movimento la dobbiamo recuperare e alzare l'asticella. Non dobbiamo parlare di competenza concorrente una più una in meno, cioè noi dobbiamo parlare di una visione di Stato, di Repubblica, che sia federalista, che si ispiri a un modello svizzero che è lontano, ma per il quale dobbiamo tendere. Questo deve essere l'obiettivo. La Svizzera oggi è un paese che non ha ricchezze naturali, non ha petrolio, non ha nulla, e ha un PIL che è quasi il doppio della Germania. Perché funziona così bene? Perché la sussidiarietà unita con la democrazia diretta ha creato in maniera naturale un sistema fortemente democratico. In Svizzera, che è uno Stato federale, ci sono i cantoni che le tasse le gestiscono in loco, tranne un contributo di solidarietà e le spese comuni, militare e politica estera. Il resto è gestito dal cantone, che a sua volta lascia la maggior parte dell'autonomia ai comuni, alle cittadine, che a loro volta usano il referendum come strumento per interpellare i cittadini. In Svizzera ogni comune decide se le tasse paghi tanto e magari ti do molti più servizi, o paghi poco e ti do meno servizi. Abbiamo dei cantoni e dei comuni di ispirazione più liberale e di ispirazione più sociale. Poi ognuno sceglie dove andare, lo scegliono gli imprenditori come i cittadini. Questo è un modello al quale dobbiamo tendere all'interno di un contesto di solidarietà che ci vuole, che esiste anche in altri stati federali. Se guardate gli Stati Uniti e la Germania, c'è un contributo di solidarietà che la Baviera e le regioni ricche pagano a quelle meno forti, meno ricche. Questo è un modello che può funzionare e secondo me idealmente è quello che il movimento dovrebbe un po' recuperare, che è andato un po' perso, il modello svizzero, il federalismo e la democrazia diretta. Grazie.